Ciao, benvenuti nell'atelier dell'italiano. Io sono Valentina e oggi un nuovo formato: 3 minuti di fonetica con la lettera C. Je sais que c'est plutôt facile et ça c'est quelque chose que normalement se fait au début d'un cours d'italien, mais euh, j'entends souvent mes élèves, même s'ils si si sont déjà des, des niveaux assez hauts, qui se trompent avec euh, la lettre C. Sì, la C in italiano. Allora, rapidamente ho pensato di fare un confronto tra le due lingue, donc on va voir comment uh, des mots in et en italiano e en francese, ma on va se concentrer uh, uniquement sur sons. Quindi ci concentriamo solamente sul suono delle parole e non sul significato che è diverso dall'italiano al francese. Allora, vediamo subito i suoni simili. Quindi quando la lettera C è insieme alle vocali A, O e U, ha gli stessi suoni in italiano e in francese. Donc, on a le mêmes sons en italien et en français avec C, A, U, O. Per esempio, carota, codice, cubo. Ok, qui anche le parole sono le stesse, siano uh, le mêmes mots. Donc. Carotte, Cod e Cube. Le stesse parole, i stessi suoni, K, Co, Q. Il problema arriva quando la C incontra la lettera I e la lettera E. Allora, vediamo quando il suono è C e C. Il suono C in italiano si forma con la lettera C più la lettera I. Come, per esempio, in Ciao. Ci ci è lo stesso suono che in francese possiamo scrivere così. Ci. La stessa cosa vale per la lettera e, quindi ce diventa ce. Cena. Ce è. è lo stesso suono che in francese voi avete, per esempio, nella parola République check. Ce. Plus ou meno moins sont les mêmes suoni. Donc, comme je en italien, suoni sons « chi et che, donc avec la, le son dur qui, que, avec un H. Donc, par exemple, chitarra, c'est le même son du verbe quitter", quitter. Donc, si en italien on met c'est H-I, en français le même son c'est Q-U-I. Donc, qui té, guitarra Sentite, è lo stesso suono. Mais chose pour CH E CHE. quindi per esempio la mia regione, le Marche che è il suono di question, Un question CHE. Que. CH E CHE. A K E que. En français, c'est question. Ici on a parlé CHE de son, donc rien à voir avec la signification des mots, mais ricordatevi questo confronto tra l'italiano e il francese per pronunciare bene. Io spero che questo video sia utile. Fatemi sapere se vi piacerebbe avere più video di fonetica, quindi dei suoni ma, o di grammatica o di altro, nei commenti qui sotto o nella mia pagina Facebook e Instagram. N'oubliez pas di a ma chaîne, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e lasciate un like. Ciao, grazie.